ho perso il pezzo, la chiesa madre delle chiese Elime, è stata la fondatrice, con il suo pastore Giuseppe Piccolo, che ci ha ospitato, grazie al pastore che ci ha ospitato alla serata delle donne Elime, una delle prime serate, ha come titolo Donne di valore, questo incontro. E però prima di entrare dal vivo, nel vivo della serata, non possiamo non invocare il nome del Signore, giusto? Quindi volevo invitare gentilmente la sorella Antonietta Piccolo, moglie del pastore della chiesa che ci ospita, se puoi venire a pregare per noi. Che bella visione, veramente, benvenute. Vogliamo rivolgerci al Signore se ci alziamo in piedi. Esultate, o giusti, nel Signore, la lode s'addice agli uomini retti. Celebrate il Signore con la cetra. Salmeggiate a lui con il salterio a 10 corde. Cantategli un cantico nuovo, suonate bene e con gioia. Questo è rivolto ai nostri cantanti, suonate bene e con gioia, perché questa è la volontà del Signore. Signore, è con gioia che ci presentiamo a te, siamo felici perché ti apparteniamo. Grazie per Gesù, il nostro Salvatore, che ha dato la sua vita per ognuno di noi. E siamo qui questa sera per rallegrarci, per gioire nella tua presenza, per benedire il tuo nome, perché tu sei il Signore, l'Iddio nostro, creatore del cielo e della terra. Perciò parla ai nostri cuori questa sera attraverso la tua parola, attraverso la nostra sorella, e voglia tu benedire il nostro incontro nel nome di Gesù. Amen. Potete accomodarvi un attimino? Gli uomini hanno ricevuto un favore dall'Eterno, sì, gli uomini, i maschi. E questo favore siamo? Qualcuno, non commentate, ragazzi, nel caso, che bel favore che mi hai fatto il Signore. No. Il Signore vi ha fatto un favore dandovi le donne. C'è una leggenda, un mito sulla creazione, non è cristiano, ma possiamo dirlo lo stesso, giusto? Allora c'è Dio che crea l'uomo e l'uomo si sente da solo, che faccio? Allora gli fa gli animali, oh che belli gli animali, sì, ma poi si stanca. E dice, Signore, sono un po' stanco. E il Signore gli viene l'idea e crea la donna. Vedete l'uomo, il primo uomo, vede la donna bella, bella, è felice come una Pasqua, è contento e via. Sapete come va la faccenda, no? Un po' si stanca perché le donne dall'inizio sono così. E si stanca e va dal Signore. Signore, senti, io non posso vivere con questa donna, riprenditela. Il Signore dice, vabbè, va bene Adamo, me la riprendo. E Adamo, vai, e la birra, e la televisione, va a fare calcetto, tutto quello che deve fare, felice come anche lui, come la Pasqua, perché non c'è più chi gli ruzza nelle orecchie, fai cosa devi fare, devi mangiare questo, devi metterti questo, non trovi calzetti. Però poi si stanca ancora, allora arriva dal Signore, Signore, non è che mi ridaresti la donna, per favore? E il Signore dice, vabbè, te la ridò. Allora lui felice ancora di nuovo come una Pasqua, e così ricomincia la vita di coppia, solo che si stanca un'altra volta, ritorna dal Signore, il Signore si arrabbia. Senti, Adamo, chiamiamolo Adamo, non puoi vivere con, ma neanche senza, quindi decido io. E nacque l'umanità. Quindi lo scopo di questo movimento, del movimento di Donne Elim, è nato per dare consapevolezza alle sorelle,
alle donne, di essere indispensabili in questa società, sia in famiglia, sia nella propria chiesa, sia nella propria nazione, anche nel nostro movimento, nel movimento, perché no? Noi siamo indispensabili, siamo d'aiuto, siamo utili al regno di Dio. Siamo creative? Siamo sentimentali, sì, è vero. Siamo sensibili, forse in maniera differente dall'uomo. E dobbiamo metterlo al servizio di Dio. È per quello che nasce questa voglia di incontrarci, di scoprire quanto valiamo e come possiamo aiutare sia nelle proprie case fino ad arrivare all'estremità della terra. Dobbiamo essere partecipi attive nel regno di Dio, dando quello che abbiamo. Io ho qua questa sera varie ragazze. Ragazze? Siamo tutte ragazze, no? Giusto? Vedi che... Allora, le ragazze vengono da più chiese, non abbiamo provato ancora insieme, abbiate pazienza, per cui avrete pazienza, ma abbiamo voluto fare qualcosa per il Signore. Quello che avevamo l'abbiamo messo a disposizione, avremo chi danzerà per noi, abbiamo avuto chi ha fatto dei segnali, non so, tutti ce l'hanno, un fiorellino, ecco. Quindi dei talenti, dei doni, chi ha scritto dei versetti, chi ha preparato delle tisane, del tè. Ognuno di noi ha contribuito a questa serata. C'è chi ha pregato, vero? E non è che è da poco. Per cui, con questa consapevolezza, io volevo lasciarvi con un versetto, eccolo. Ecco un popolo che si leva come una leonessa. Queste siamo noi, donne Elim. Un popolo che si leva come una leonessa, che si alza come un leone e non lascia lì la preda finché non la... atterrata, sto parlando del nemico, eh? A me? Queste siamo noi. Con questa nuova consapevolezza noi procederemo nel nostro ministero. Vogliamo insieme lodare il Signore? Amen. Alziamoci in piedi.
Yeah.
prova. Grazie, potete accomodarvi. Poi lo daremo ancora al Signore insieme. Volevamo dare i saluti alle chiese che hanno partecipato e prima di fare questo volevo presentarmi, visto che è la prima volta magari che mi vedete. Io sono Elvia Mazzon Varè, con mio marito. Sono sposata, sono della chiesa Gospel di Desio, se ce la posso fare. Pastore Mazzon, uno dei primi pastori che insieme al pastore Piccolo è entrato nelle chieseli. Ho tre figli maschi, uno di 20, l'altro di 18 e l'altro di 15 e mezzo. Ce la posso, mi sono ricordata. Io ho conosciuto il Signore sin da piccola, i miei sono, hanno ricevuto Gesù nella propria vita quando io avevo 2 anni. C'è stato un problema, balbettavo. Allora i miei, quando ho compiuto 6 anni, avevo quel problema lì, hanno cominciato a pregare, a digiunare. E mi ricordo, ci sono qua delle sorelle presenti, le mie zie che vengono dalle Marche, avevano fatto un'estate un cerchio intorno e io ero in mezzo, hanno pregato su di me, eravamo in vacanza e prega, il Signore mi ha completamente guarito e mi ha battezzato con lo Spirito Santo a 6 anni. Poi sono cresciuto, ho fatto un po' la monella, ogni tanto ci sta, però il Signore non l'ho mai abbandonato. Sono andata anche sulla sorella Piccolo ai campeggi, mi ricordo, con le tue figlie, quindi ci conosciamo da tantissimo tempo. Ho 40... 6. Dopo sono fatti i conti, ma potete vedere su Facebook. Basta, ho detto tutto. Ho frequentato la scuola biblica della Shepherd, va bene. Adesso collaboro con la nostra comunità a suonare, a quello che c'è da fare. Così mi sono presentata una volta per tutte. Vogliamo salutare le chiese qua presenti, loro. Innanzitutto la chiesa Betel che ci ha ospitato, facciamo un applauso a questa chiesa e alle sorelle che hanno preparato per noi sia l'accoglienza che il rinfresco, grazie di cuore. Abbiamo la chiesa di Somma Lombardo. Eccole in fondo le sorelle. Abbiamo la chiesa di Desio. Abbiamo la chiesa di Sesto. Queste hanno la voce però, eh. Abbiamo la chiesa di Como. Abbiamo la chiesa di Alessandria. Abbiamo la chiesa di Magnago, Bienate. C'è qualche altra chiesa, quella delle Marche, di Fermignano. Sono più lontani, io penso. Dite, Livorno, perdonatemi, non me l'hanno scritto. Questa non me la perdonano. Adesso non me la perdonano. C'è qualcun altro? A posto? Bene. Allora, fatto i saluti, dobbiamo passare a cosa di concreto, all'offerta. Siamo al concreto. So che le sorelle, addette, i fratelli, non so chi siano, passeranno. Nel frattempo noi vogliamo gioire davanti al Signore con un canto, benedetto sia il Signore. Quanti conoscono benedetto sia il Signore? Un canto magari datato. Ma sapete chi l'ha scritto? Una coppia alla quale è morto un bambino. Viveva nella sofferenza, ha letto questo passo in Proverbi e ha composto questo canto. Col dolore nel cuore, ma la gioia, trasformato in gioia dallo Spirito Santo, che è ospite qua questa sera, gradito. Amen. Quindi, le sorelle che possono passare, Anna, gentilmente puoi fare una preghiera per le offerte prima che vengano raccolte, che il Signore possa benedire.
Signore, ti vogliamo ringraziare ancora in questa serata per questo tempo prezioso e speciale che trascorreremo insieme. Signore, allo stesso tempo ti chiediamo ancora di benedire questa offerta, Signore, che sia data veramente con un cuore pieno di gioia per l'avanzamento del tuo regno. Ti ringraziamo perché le tue benedizioni sono sempre abbondanti e traboccano nella vita di ognuno di noi. E noi ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Signore, vi posso presentare Rebecca Scuopo. Non la conosco benissimo, ma io penso che racconterai, avrai da dire, parlerai il nostro cuore. Il Signore ti benedica. Prego, Rebecca. Alleluia! Grazie alle sorelle, quelle che hanno cantato e anche danzato per il Signore. Siete una benedizione. Io ho incoraggiato la sorella Elvia perché ho detto no, basta di questi gruppi di lode che poi ci viene il fratellino. Ma perché noi non abbiamo tutti gli elementi femminili? Ho detto poi abbiamo Febe alla batteria, quindi abbiamo tutto. E l'ho incoraggiata, quindi questa è la prima, ma che ci siano tante altre riunioni di donne di valore, questa è la mia preghiera.
e che è sempre il gruppo di lode femminile, perché siamo in grado anche di portare senza prove, poi tra l'altro, quindi veramente le benediciamo nel nome di Gesù. È venuta bene per non aver mai provato. Allora, vedo una sfilza di maschietti che si cercano di nascondere nella lontananza, ma io li vedo bene. Allora, noi li accettiamo, amen? Li facciamo stare. Pastore Piccolo, li benediciamo, però c'è una condizione. Ci siamo messe d'accordo prima. Quando poi torniamo a casa, non vale dire: hai sentito cosa ha detto la sorella? Va bene? Questa è la condizione per poter rimanere qui. Ascoltate e poi muti. Perché Dio parla al cuore. No, ma non per comando, ma perché veramente è lo Spirito Santo che deve parlare ai nostri cuori. Amen? E poi la mia predicazione è applicata prima per me, quindi dico subito che nessuno è perfetto e che siamo tutti in quella strada per diventare simili a Cristo, penso fino all'ultimo giorno della nostra vita. Amen? E allora vi racconto soltanto un po' di me per quelli che non mi conoscono. Partiamo dal tasto dolente, l'età. Ah. Allora, non dirò l'età, però dico solo che domani mio marito, Dario Scuoppo, domani fa 40 anni. E siamo dello stesso anno, quindi non l'ho detto. Ma io sono ancora nei 30, quindi voglio dire. Però siamo là. Quindi abbiamo, per conoscerci meglio, abbiamo 3 figli. Paolo, che ha 3 anni e mezzo, quasi 4. Anna, che ha 8 anni. E Josué, che ha 14 anni, quasi 15, quindi abbiamo anche l'adolescente in casa, un po' tutte le età. Mi mancano solo quelli grandi, ma tra poco, diciamo, arriveremo anche lì. E per questa volta li ho lasciato a Salerno. Noi abitiamo a Salerno, città proprio del sud Italia, proprio profondo, profondo sud, mozzarella, pizza. Pizza con la mozzarella di bufala, lì sto io. Però io in realtà sono spagnola, di Barcellona. Uno dice: ma perché? Chi te l'ha fatto fare? Avete ragione. Il Signore me l'ha fatto fare. E sono per volere di Dio in Italia da quasi 20 anni, perché tanti anni fa, noi sappiamo che nel Signore non è un caso. Non ci sono casi. E mi diedero una borsa di studio per Salerno. Io Salerno non sapevo neanche dov'era, ho dovuto cercare. E dissi: va bene, andiamo. L'ultima frase che ho detto a mia mamma è stata: mamma, tranquilla, non mi piacciono gli italiani. Tac, tac, subito. È l'ultima frase che ho detto in aeroporto. Poi sono tornata, ero fidanzata con l'amore della mia vita, che è Dario Scuoppo, tuttora innamorata e felicemente sposata. E quindi è stato un amore grandissimo, guidato dal Signore. In tutti i modi il Signore ci ha parlato, che eravamo fatti gli uni per l'uno per l'altro. In tutti i modi Dio ci ha parlato che dovevamo vivere in Italia. E quindi mi sono trasferita io per ubbidienza alla parola che il Signore mi aveva dato. Quindi Dio parlò a me e mi disse: tu andrai a vivere in Italia, vivrete in Italia, servirete Dio insieme in Italia e vedrete la mia gloria. All'epoca io avevo 20 anni, non ho capito nulla di tutto questo, però negli anni stiamo vedendo la gloria di Dio in Italia. Abbiamo quindi ha avuto una ditta, nei primi anni giustamente abbiamo deciso di lavorare secolarmente, abbiamo comprato una ditta al centro di Salerno, che esiste ancora,
se qualche volta venite a Salerno vi porterò a vederla. E noi lavoravamo lì insieme, avevamo un Corriere Espresso, tanti ragazzi col motorino, pacchi per tutta Italia, per il mondo, e dopo alcuni anni avemmo una fortissima visitazione dello Spirito Santo proprio in casa, ma talmente forte, fortissima, che noi non arrivamo a non poter neanche pregare per il cibo, perché noi pregavamo per gli alimenti e cadevamo a terra distesi, piangendo per le anime dell'Italia che dovevano essere salvate. Non riuscivamo neanche più a pregare per il cibo. Quei bambini poverini ci guardavano, che succede? Noi lì ore e ore a pregare. Avevamo una visitazione fortissima da parte di Dio. È così che il Signore parlò a mio marito di lasciare la ditta. Ma poi ha parlato anche a me. Quindi lui non lo disse a me, lui disse: Signore, dillo a lei, perché sa che sono spagnolo, sono tosta. E allora disse: è meglio che lo dici tu a mia moglie. Però è giusto che quando Dio chiama e quando Dio ci fa fare delle decisioni importanti, Dio possa parlare a entrambi nella coppia. Io penso che sia così che va. Penso che il Signore cerca l'unità nelle cose importanti, no? E allora successe che Dio parlò anche a me, e io lo dissi a lui, lui disse: stavo aspettando che Dio ti parlava, quindi abbiamo venduto la ditta, contrari tutti, vi lascio soltanto immaginare, due ragazzi con una ditta che funzionava bene, perché Dio non chiama falliti, Dio non chiama gente che non vuole lavorare, Dio ti fa perdere qualcosa, non vabbè sono oramai, non lavoro più, quindi mi metto a tempo pieno. Non è così, sfatiamo subito questa cosa. Noi avevamo una bella ditta e il Signore ci disse: adesso vendete tutto e servirete me a tempo pieno. E ci diede tutto un piano, così che il 6 del 6 del 2006, alla faccia del nemico, noi facemmo il nostro primo viaggio missionario. E da allora viviamo per fede, ci occupiamo di evangelizzare, e iniziamo andando paese per paese nella nostra piccola macchina con il nostro bambino dietro, che all'epoca aveva 4 anni, e piano piano il Signore è andato aprendo porte e più porte e più porte. Oggi organizziamo grandi campagne evangelistiche in grandi stadi, teatri in tutta Italia, anche nelle nazioni, e per la gloria di Dio vediamo tanta gente che si arrende ai piedi di Cristo, guarita, liberata e benedetta dall'amore di Cristo. Però tutto è iniziato da quella visitazione in casa, e tutto è iniziato da quella macchinina in due con il bambino dietro e con un cuore per servire Dio in qualunque modo. Poi il Signore ci ha onorato, però abbiamo iniziato così. Il cuore è lo stesso. Oggi, ancora oggi, vogliamo vedere la gloria di Dio e vogliamo vedere gli italiani ai piedi di Cristo. Amen? Questo per conoscerci meglio. E poi dirvi che io, il mio primo ministero sono i miei figli. Sono la mia famiglia. Il mio primo ministero non è questo, non è questo, ma sono loro. Perché io ho fatto un patto con Dio e ho detto: Signore, ho visto troppi missionari, troppi pastori che per servire Dio hanno perso i propri figli. Per vedere altri ai piedi di Cristo hanno perso per la via la famiglia. Io ho detto di no a Satana. Io ho detto: noi serviremo Dio, però anche i nostri figli saranno servi dell'Eterno. Ma, come si sa, per avere un bel giardino bisogna curarlo, giusto? E quindi ci vuole dedicazione. Quindi io dico anche di no a tanti inviti, a tante cose, perché do priorità alla crescita in questo momento di questi figli di Dio che il Signore mi ha dato in casa. Quindi se sei una mamma come me, e molte volte non puoi andare a una riunione, a volte non puoi andare alla preghiera, a volte devi stare nella scuola domenicale, devi fare e non ti senti il culto, non ti scoraggiare, perché stai servendo Dio lo stesso. Amen?
Io lo vivo così, seppure non posso andare, io so che sto servendo Dio, in quel modo sto servendo Dio lo stesso. Anche quando sono a casa, che pizza a volte, no? Perché poi con tre figli il lavoro è tanto. E dico io vorrei pure io, voglio andare pure io a tutte le nazioni. Però il Signore mi ha detto, vuoi vedere i tuoi figli servire Dio? Vuoi vedere i tuoi figli seguire Cristo? Allora dedica tempo. Dedica tempo, semina la parola in loro, semina il tuo tempo in loro, semina la presenza di Dio nella tua casa. E questo faccio, questo è il mio primo ministero. Allora, quindi abbiamo detto il tema, vedete che bello ha fatto Elvia questo diamante, qua non si vede bene, però è più bello. Che cos'è? Diamante rosa, bellissimo. E l'abbiamo chiamato donne di valore. Perché io credo che è un tempo dove Dio vuole alzare tante donne di valore in Italia. Dio ti vuole alzare con forza, come donna di Dio in questa nazione. E vuole alzare un esercito di donne che non vi potete neanche immaginare che succederà. Mamma mia, tra poco lo vedremo, tra poco lo vedremo. Non vedo l'ora. Tremate. E allora... sarà bello perché noi donne facciamo rumore nel mondo spirituale, rumore proprio. Diciamo che io dico sempre, Dio si può usare di 1,50 m secondo voi? Io l'ho creduto. Satana conosce il mio 35, alleluia, conosce anche il tuo 37, 38. Gloria a Dio, Satana deve conoscere il tuo numero di piede. Abbiamo bisogno di diventare quelle donne di valore, quelle guerriere di Dio. E questo è il tema di oggi, che voglio trattare oggi. Andiamo subito alla parola. Proverbi 31:10. Inizieremo con questo versetto. Molto conosciuto, sicuramente sapete, lo conoscete a memoria, ma leggiamolo. Dice così... Una donna virtuosa, chi la troverà? Il suo valore è di gran lunga superiore alle perle. Il suo valore è di gran lunga superiore alle perle. Così ci descrive la parola di Dio, non a te o solo a me, o solo a chi predica, o solo alla moglie del pastore, no, alle donne, a tutte noi. Dice che abbiamo un grande valore. Il proposito di Dio per tutte noi è di essere queste donne di valore, quindi donne sagge, sì o no? Donne virtuose, dice anche la Bibbia. Insomma, donne di Dio. Sì? Una donna di valore è una donna di Dio, quindi secondo una donna secondo il cuore del Signore. Amen. Ma purtroppo, e lo dico anche a me, purtroppo non sempre, molte volte, non siamo donne sagge. Molte volte nella nostra vita non siamo quelle donne di valore, non siamo quelle donne di Dio che il Signore vorrebbe che siamo, sì o no? Amen, anche a Milano succede. Guardate, io ho sperimentato una cosa. Lo sapete che Satana dice in Genesi 3:14, non lo cercate, dice: allora Dio disse al serpente, poiché hai fatto questo sarai il maledetto fra tutto il bestiame, fra tutte le bestie selvatiche, tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni. Dio a Satana lo fa strisciare. Lo fa diventare, lo fa camminare per terra, proprio lo ha castigato. E vi dico una cosa che ho scoperto negli anni e che molte di noi vivono, o perlomeno alcune di noi lo hanno vissuto qualche volta e altre lo vivono tutti i giorni. E Dio mi ha parlato di voi, anche se non vi conosco, io ho pregato e so che questa è anche una parola per voi, perché ho pregato per voi. E
lo Spirito Santo mi ha detto di dirvi questo. Vedete come Satana, il castigo di Satana è stato che adesso deve camminare, mangiare la polvere e stare per terra. Così molte volte Satana ci parla all'orecchio. Non so se anche a voi vi predica. Satana predica bene, un po' troppo. Fa le prediche lunghe. A voi ve le fa o a me le fa? E lo fa per mettere dei limiti alla tua vita e alla mia vita. Perché Satana vuole limitare le donne. Perché sa che le donne abbiamo un grande potenziale. Le donne nelle mani di Dio abbiamo un potenziale enorme. E allora che fa Satana? Inizia con le sue bugie. Si insinua. Tu non vali niente. Questo che lo fai a fare? Ma tanto questo dono non l'avrai mai. Ma tanto questo peccato non lo potrai mai togliere. Questa situazione non cambierà mai. E ti abbassa sempre di più. E quando ti ha per terra, ti ha al suo stesso livello, lì ti può parlare bene. Allora lì ti bastona più che parlarti, diciamo. Perché lui quello che fa è abbassarci l'autostima proprio a livelli di stare per terra. E lui di chi si usa? Delle persone che abbiamo vicino, dei mariti, delle amiche, delle sorelle, i fratelli, dei compagni di lavoro, e ci parla, e ci maledice, e ci dice tu non riuscirai mai, e questo lo fanno tutte, ma tu non riuscirai, tu non puoi predicare, tu non puoi predicare ai tuoi vicini perché non si convertiranno mai. Ve l'ha detto a voi, a me me l'ha detto parecchie volte. Infatti sti vicini come sono tuoi, però ce la faremo, ce la possiamo fare. Oppure tu non puoi predicare perché tu non sei perfetta, tu non sei come quella sorella là. Non è vero, siamo tutte lavate dallo stesso sangue, il sangue di Gesù, e siamo nascoste in Cristo. Là sotto dobbiamo stare, sotto la croce, e là ci dobbiamo alzare come leonesse, come ha detto Elvia. Gloria a Dio, sapete che non sono i leoni ad andare a prendere le prede, sono le leonesse. Io voglio essere una leonessa, io voglio andare a prendere le prede dello Spirito. Gloria a Dio, ammazziamo sti demoni di questa nazione nel nome di Gesù Cristo. Amen, siamo quelle leonesse. Perciò Satana che fa? Qual è? Vi sto dando una strategia che il Signore mi ha dato. Satana inizia così, ti inizia parlando e ti abbassa al suo livello. Quando sei per terra, ti ha fatto, ti può bastonare, ti può calpestare, ti può dire quello che vuole, perché tu oramai ti sei arresa, sei depressa e non credi di aver fede per continuare, per andare avanti. Invece no, sono tutto menzogne. Non a caso, come si chiama Satana? Padre della menzogna. Quindi quando verrà a dirti da domani, ti viene a predicare e ti guardi allo specchio, la prima cosa, ste rughe, si vecchia oramai, che devi fare più? Nel nome di Gesù Cristo, fuori da questo bagno, sì o no? I bagni sono per la guerra spirituale, io li uso, oh gloria, vado un momento in bagno, alleluia, non lo sapete, servono alla guerra spirituale i bagni, allora, scusa un attimo, c'ho la pipì, vado in bagno, ti leggo Satana nel nome di Gesù, poi esci tutta bella, tranquilla, pimpante, no? Perché servono anche a questo. Quindi già da domani inizia a mettere in moto questo principio che il Signore ci sta dando. Lo Spirito Santo invece ha solo parole di bene, di benedizione. Lo Spirito Santo ti dice sempre io ti amo, io ti voglio usare, tu sei preziosa, nelle tue mani sei piena di talenti, gloria a Dio. Io li voglio tutti questi talenti, sono una cacciatrice di talenti. Cioè io sono quella che, sapete la parabola dei talenti, no? Che dice, lo darò a quelle che ne ha 10. Io sono quella dei 10, io ne voglio 20, 30, 40, mi prendo tutti quelli che, dico gloria a Dio, li voglio io. Perché veramente a volte vediamo persone talmente talentuose, ma forse sono lì, per grazia di Dio sempre, ma perché stanno dicendo amen al Signore, stanno dicendo sì, lo voglio fare.
Signore, ci sono, eccomi qua, usami, usami. E allora Dio lo toglie a quella che non lo fa fruttare e lo dà a quella. Non avete visto quelle sorelle? A me è successo, dico, Signore, ma sta sorella tiene tutti i doni lei, ma suona, canta, fa, cioè, predica. Ma quanti doni tiene? Impone le mani, lo Spirito Santo. Quanti doni tiene? Io? No, succede, perché a volte vediamo queste donne di Dio, mega, super, mega, specialmente le straniere, poi non ne parliamo, belle, alte, alte, non come me, le gambe lunghe. No? Dici tu, oh, tiene tutti i talenti, tutti i doni, è bella, è talentuosa. Forse ci dobbiamo mettere nella vita di quella donna. Quella è una donna che ha detto, sì, Signore, io non mi abbasso, io mi rialzo nel nome di Gesù. Io non mi metto, non mi faccio mettere all'altezza di Satana, io mi rialzo, questo sono tutto menzogna. Non è vero che sono brutta, so bella. Ah, so bella, perché qua non vedo brutte, qua siamo tutte belle. E non è perché vedo con gli occhi del Signore, siamo belle veramente. Però aggiustiamoci però. La tinta, sorelle, la tinta. Sorelle, la tinta. Sta moda di modi senza tinta, no. La tinta, il rossetto un poco, far, poco di far, bello, fa un po' di vita, bello, lentine, le lentine, i capelli lunghi che fanno giovane. Si deve fare, perché ci dobbiamo curare. Avete visto? Noi siamo il Tempio dello Spirito Santo, sì o no? Allora, secondo te lo Spirito Santo ti vuole bello o brutto? Bella, dobbiamo essere belle, ci dobbiamo curare. Curati per te stessa, ma curati per tuo marito, curati per il tuo Dio, per venire a trovarlo, a incontrarlo alla chiesa, curati per andare al lavoro, curati, cura il Tempio dello Spirito. Allora, quando ti dirà sei brutta, nel nome di Gesù Cristo non sono brutta. Sei vecchia, non è vero. Perché il Signore, per il Signore non è mai troppo tardi, mai. Dio ha ancora molto da fare con la tua vita, molto, molto. Sempre ha da fare con le persone. Se sei ancora su questa terra, hai qualcosa da fare ancora. Amen? Abbiamo da fare. Forse Dio ha un ministero ancora per te da rialzare, un ministero di donne. Forse devi ancora pregare per delle persone, devi ancora raggiungere... pregare per i malati che possano guarire. Io la prima volta che ho pregato per un malato, una malata, cioè Fabio testimone, io sono andata a pregare per una sorella, le ho imposto le mani e il giorno dopo è morta. Mi è pigliata un'angoscia che non volevo più pregare per i malati. Oh, Satana mi ha bastonato, però disse, vabbè, sto dono è inutile che mi ci metto. Ho pregato una volta, mi è andata male. Al Campo Santo, il giorno dopo, i fratelli non me lo volevano dire per non scoraggiarmi, ma poi l'ho saputo perché c'è stato il funerale. Ma io non mi sono scoraggiata e mi sono rialzata e ho pregato di nuovo. E poi qualche miracolo è successo veramente, nel nome di Gesù ovviamente, nel nome di Gesù. Quindi non ti fa scoraggiare dalle circostanze. Non ti fa scoraggiare dalle cose che vedi e non ti fa scoraggiare da quello che senti e che hai attorno. Ma guarda, metti i tuoi occhi su Gesù, su quello che Lui ha per te, su quello che Lui ti ha promesso. Quante hanno delle promesse qui da parte di Dio? Dio ti ha promesso qualcosa? A me ci sono ancora tante cose che non si sono compiute. Crediamo che Dio le vuole compiere ancora. Non è troppo tardi, anzi, abbiamo tempo, finché Dio vorrà. Allora, quindi, come dice Seconda Timoteo 2,26, prendetelo con me, dice così, in modo che, rientrati in se stessi, escano dal laccio del diavolo che li aveva presi prigionieri, perché facessero la sua volontà. Quindi rientra in te stessa, sorella, fratello, rientra in te stesso e riprendi le tue benedizioni nel nome di Gesù.
tutto il laccio che il nemico ha voluto mettere nella tua vita, i limiti che Dio ha voluto mettere nella tua vita, scioglili, cacciali fuori e diventa quella donna di valore che Dio vuole che diventi. Amen? Però a me il Signore mi ha dato dei modi di fare. Ora non dico che sono delle chiavi infallibili, però è quello che io vivo e Dio mi ha insegnato. Quindi voglio condividere con voi. Come farci cambiare da Dio? Come farci trasformare, modellare per diventare quelle donne di Dio? Perché a volte diciamo, sì, vabbè, tu la vedi facile, ma come faccio? Io già da domani, come inizio a diventare quella donna di valore, quella donna di fede, quella donna piena dello Spirito Santo? Come si fa? E allora vi voglio dare dei punti che Dio, che lo Spirito Santo ha dato a me e che io vivo personalmente. Amen? Allora, in primo luogo, una cosa importantissima che il Signore ha ministrato alla mia vita è che ci sono delle priorità, secondo la Bibbia, che noi non possiamo cambiare né modificare. Che sono queste? In primo luogo c'è Dio. Nella nostra vita in primo luogo dobbiamo mettere Dio. In secondo luogo dobbiamo mettere la nostra famiglia. Sì? Sto parlando di cose bibliche, poi non vado a prendere i versetti. Però. E in terzo luogo c'è il ministero o il servizio che facciamo a Dio. Ci sono molte persone che hanno fatto cambio, tatta, e dicono, siccome il matrimonio non mi va bene, tatta, ministero sopra, papà, e famiglia sotto. No, non è da parte di Dio. Il Signore vuole che prima ci dedichiamo a Lui, in primo luogo. Sì? L'autorità assoluta nella nostra vita, la priorità assoluta deve essere prima Dio. Anche prima dei nostri mariti, anche prima dei nostri figli e della nostra famiglia. Ma in secondo luogo, in assoluto, c'è la nostra famiglia. Perché se noi non abbiamo una buona famiglia, come dice la Bibbia, come potremo governare una chiesa? Come potremo gestire bene un servizio in chiesa? Non può essere, questo è Bibbia. E allora, prima Dio, dite prima Dio, secondo famiglia e terzo ministero oppure servizio a Dio, se stai servendo a Dio in qualche campo della chiesa, qualunque esso sia. Non fare mai lo spostamento. A volte siamo tentate di fare lo spostamento perché diciamo, ma chi me lo fa fare? Qua nessuno mi ringrazia, sto sempre a stirare, a fare, a cucinare. O no? E i figli? E la scuola? Io la mattina sembra il pulmino, una qua, l'altra, 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 la scuola bus. Siamo stanche. Noi diciamo, che bello sarebbe, io mi metto a servire Dio. E sai che c'è di nuovo? Specialmente i mariti. Sai che c'è di nuovo? Vado in chiesa, ciao! E ce ne andiamo in chiesa. Magari perché non vanno bene le cose a casa, oppure stiamo dedicate troppo tempo al ministero perché magari abbiamo delle cose da affrontare in casa e non ci va. Ma le priorità giuste sono Dio, famiglia e poi ministero. Amen? Se la famiglia va bene, il ministero andrà bene. La prima chiesa è la tua casa. Amen? Noi lo diciamo spesso, anche Dario, no? La prima chiesa che noi viviamo è la nostra casa. Se non funziona in casa, non funzionerà da qua, dal pulpito, dal pianoforte, dal servizio qualunque fai, gli adolescenti, i giovani, qualunque cosa sia. Amen? Quindi questa è la giusta priorità che Dio ci dà. E poi c'ho dei punti, giusto tre, non faremo tardi perché voglio pregare, perché vogliamo invocare lo Spirito Santo. Io so che oggi verrà e ci toccherà. Nella profondità Lui metterà la sua mano in questa serata, nei nostri cuori, nella nostra vita, nelle nostre famiglie, nei nostri pensieri. Amen. In primo luogo, quello che il Signore mi ha insegnato per diventare una donna di valore, una donna di fede, una donna di Dio,
e prega. Prega perché stare ai suoi piedi è la prima cosa da fare. Allora sì, vabbè, io vado alla riunione di preghiera il giovedì o il mercoledì, non so quando la fate qua, la Betelo, le vostre chiese. No, io vado all'intercessione. No, no, non è quella la preghiera. Quella è la preghiera comunitaria. Io parlo della preghiera personale, quella intima. Io ancora oggi mi ricordo di mia figlia che, perché anche mio figlio, no, il piccolo, che adesso ha 3 anni, quando io dico, vabbè ragazzi, io mi chiudo in camera, mamma va a pregare, e io in preghiera piango, giustamente mi sfogo davanti a Dio e quindi prego, e loro mi guardano nella stanzetta, aprono la porta e mi guardano così, come allucinato, che sta facendo? Ma che fa mamma? Io lì, alleluia, io non li vedo. E poi mia figlia, che è molto sveglia, quando mi vede nervosa, sapete che mi dice? Mamma, ma quando vai a piangere nella stanzetta? Ho detto, vedi come ha imparato subito sta femmina? Come ha imparato? Quando vai a piangere alla stanzetta? Perché sa che poi io esco bene, piena di forze, le forze del Signore. Che furbona! Quindi lei ogni tanto, quando vai a piangere nella stanzetta, che mi vede nervosa? Ma veramente, com'è importante la preghiera. E la Bibbia dice, la donna saggia edifica la sua casa. Non dice l'uomo saggio edifica la sua casa. Vabbè, l'uomo saggio pure ci serve, lo dico proprio. Però dice la donna saggia edifica la sua casa. Vuol dire che Dio ci ha dato una chiave particolare per la nostra casa. Amen? Anche quelle single vale, eh? Anche le single. Perché noi femmine, anche single, riusciamo anche a cambiare l'ambiente di casa. Non so se vi ricordate quando eravate singoli in casa. Io, se stavo nervosa io, tutti quanti stavano nervosi, eh? Io, mio padre già stava nervoso, mi ricordo, no? Ma la vera saggezza viene dal Signore, amen? È una saggezza che non si acquisisce dalla laurea. Infatti parlavo con le sorelle che io ho la triennale in lettere, adesso sto studiando anche per fare la specialistica, quindi sono anche all'università, alleluia. Facciamo di tutto nella vita. Però non è la laurea che mi dà il mio titolo, che mi dà una saggezza. Non è neanche il tuo lavoro che ti dà quella saggezza, o qualunque cosa tu possieda, o tanti soldi, o una villa, o una casa di proprietà, o il conservatorio. C'ho anch'io il conservatorio. Quante cose ho fatto. Allora, non è tutto quello. E la saggezza viene dal Signore, dice la Bibbia. Quindi quando noi ci incontriamo con lo Spirito Santo, viene a noi una saggezza, perché Dio ci parla. Dio ci incomincia a parlare, no? Per esempio, io ho pregato Dio per sapere quanti figli avere. Qua c'è mio marito, ne voleva due. Due, basta, stiamo bene, siamo a posto. Va bene, maschio e femmina, gloria a Dio, va bene. Viene lo Spirito Santo e mi parla e mi dice, no, voi dovete avere 3 figli. Io, oddio Signore, ho lottato col Signore un po' di tempo. E poi mi sono arresa, ho detto a Dario, dobbiamo avere 3 figli. Pregare per ogni cosa. E c'è una chiave che Dio mi ha donato. Noi femmine teniamo un difetto. Cerchiamo sempre di fare le cose con le nostre mani. Sì o no? E corriamo più dello Spirito Santo. Noi corriamo e lo Spirito Santo dietro. Ehi, ehi, ehi. Questo è un po', diciamo, la nostra vita è così. Noi corriamo, già stiamo a fare. Aspetta, mo chiamo, mo faccio un WhatsApp, mo gli dico, mo chiamo il pastore, mo organizzo. E lo Spirito Santo dietro, ferme, stop. Prima prega, poi decidi. Si prega prima, non dopo. Gloria a Dio. Andiamo a vedere la casa, allora, che bella casa, sì, compriamola, sì, mi piace,
bel salotto, qua già vedo le sorelle, la cellula, gloria, gloria. Compriamo la casa e dopo, quando già l'abbiamo comprata, entriamo dentro. Alleluia, Signore, benedici questa casa, il tuo sangue in queste mura. Sì, Signore, sì. E il Signore sta così. Chi te l'ha detto di comprare? Quante volte succedono ste storie? Perché noi corriamo e lo Spirito Santo dietro, oh, a fatica. Noi siamo così, corriamo più di Dio. A volte siamo pure un passo più avanti del nemico. E il nemico lì, tutto sudato. Noi già abbiamo fatto tutto. E lui dice, vabbè, tanto hanno fatto tutto loro. Non mi danno lavoro a me, già si sono bisticciati. No? E sta lì fuori la chiesa, disoccupato. È vero o no? Perché siamo fatti così, sia col nemico che anche con lo Spirito Santo, siamo così. Ma non è uno scherzo, perché se noi non preghiamo prima, se preghiamo dopo, lo Spirito Santo dice, ma io volevo parlarti, io volevo guidarti, io volevo indicarti la strada e tu non me l'hai chiesto. A me è successa una cosa che racconto spesso, mi sembra che l'altra volta alle sorelle lo raccontai. Noi avevamo un'offerta per comprare una macchina, una sola macchina, piccola. Ci avevano dato 1.000 euro fedenti per comprare una macchina. Già era un miracolo, che era molto difficile. Però iniziamo a pregare per questa macchina. E andammo in una concessionaria a Salerno e trovammo questa macchina usata, piccoletta, carina, come la volevo io. Sì, sì, gloria, è questa, sì, sì. Io entrai dentro e già mi vedevo. Gloria a Dio, poi costa quello che ci hanno dato. Sì, è Dio, ok. Allora rimanemmo che al giorno dopo andavamo a dare la caparra per comprarla. A che noi, io e Dario, lasciamo i bambini a scuola e andammo verso sta concessionaria. Però, arrivati nella strada della concessionaria, Dario disse, preghiamo un attimo prima di prendere la macchina. Preghiamo. E ci mettemmo in preghiera. E noi stavamo lì nell'angolo della concessionaria che pregavamo. Signore, se tu vuoi che prendiamo questa macchina, benedicila, perché tu lo sai, noi viviamo per fede. Sai, la preghiera così. All'improvviso iniziano le sirene. Neno, neno, tutto pieno di macchine. Ed esce quello che ci doveva vendere la macchina. Se lo portarono i carabinieri, insomma. Una preghiera ci ha salvato la vita. Noi potevamo stare là dentro quando veniva la polizia se non pregavamo. Pensate che guaio, no? Perché si vede che erano macchine rubate. Noi non lo sapevamo, ma Dio lo sapeva. Dio sa tutto. Dio sa se la casa che devi comprare c'ha l'umidità. Guarda un po', tu no, ma Dio lo sa. Dio sa se la macchina che devi comprare è stata truffata, cambiata. Tu no, ma Dio lo sa. Dio conosce i meccanici, pure a quelli conosce. Dio sa dove devi partorire. Sa se il dottore va bene, dove ti devi operare, se ti devi operare. Dio conosce le mani di quei dottori. Sì o no? Dio conosce ogni cosa, noi no. Se impariamo a pregare, ad arrenderci a Lui e a chiedere prima di decidere, ci andrà meglio. Amen. Quindi questo è il primo principio che il Signore mi ha dato per diventare donne di valore, donne di guerra, donne di Dio. Dite con me, prega prima e decidi dopo. Amen. Lo faremo? Amen. Ovviamente, mo non ti dico, prega prima di comprarti la scarpetta, perché non dobbiamo andare adesso nella... Signore, oh, vuoi tu che mi compro questa scarpa? Andiamo poi nel misticismo, non è neanche questo, anche se in alcune situazioni economiche può essere. Però nelle decisioni importanti bisogna pregare prima e non dopo. Amen?
E vi potrei raccontare tante testimonianze che noi viviamo come missionari, dove Dio ci ha salvato da tante cose, no? Non lamentarti, perché quando preghi Dio si prende cura di tutto. Amen. In secondo luogo, come diventare donne di Dio? E questo è dolente, questo tasto. In secondo luogo, fatti cambiare da Dio. Amen. Andiamo a prendere Efesini 4 dal 20-24. Dice così: dice, spogliatevi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici. Invece, rinnovatevi nello spirito della vostra mente e rivestitevi dell'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio. La Bibbia dice, rinnovate i vostri pensieri e poi rivestitevi dell'uomo nuovo. Una donna di valore, una donna di Dio, sa che vuole vedere cambiare le situazioni. Se vuole vedere cambiare le situazioni, deve pregare, ma deve anche cambiare. Sì o no? Allora, quante volte io ho detto, Signore, alleluia, io vengo da una famiglia, io sono figlia unica, ma mio marito sono 10 figli e io ho 6 cognate e una suocera. Vi lascio solo questo pullulando nell'aria e vi lascio solo immaginare che vuol dire. Non dico niente più. Non mi annoio, questa è la situazione. Allora, quando io ho detto, Signore, cambia mia suocera, Signore, io pregavo e digiunavo, cambiala, Padre. Il Signore mi parlava puntualmente, sempre preciso, e mi diceva, cambia tu. Oddio, fuori Satana. E no, invece era Dio, era lo Spirito Santo. Signore, cambiala, che si converta. La voglio vedere ai tuoi piedi. Quello che volevo è non soffrire io, questa era la verità. Altro che convertita e cose. Io volevo stare quieta, questa è la verità. Signore, toccala. Niente. Cambia tu. Comincia a cambiare tu. Mi alzavo da quelle ginocchia che dicevo, ah, Signore, ma perché ho pregato, Signore? Seriamente è difficile. Signore, cambia mio marito, basta, non ce la faccio più. Io non credo che ci sia qua nessuna donna sposata che non abbia fatto sta preghiera. Chi non l'ha fatta alza la mano. Cambialo, Padre, ti prego, cambia tu. Oh, è difficile. Come dice qua in Efesini, rivestitevi dell'uomo nuovo e rinnovate lo spirito della vostra mente. Com'è difficile rinnovare la nostra mente e pensare che non deve cambiare l'altro, ma noi. Perché Dio può fare il lavoro in te. Poi quando lo farà con Lui, lo farà con Lui. Ma intanto inizia a cambiare tu. E vediamo che quando iniziamo a cambiare noi, come iniziano a cambiare le cose attorno. Sì o no? A me è successo, io ho fatto questa esperienza. Inizio a cambiare io. Buonasera, tutto a posto, si acqueta tutto. La suocera diventa un agnello. Gloria, le cognate tutte belle amiche, tranquille. Cambia tu, cambia, inizia a cambiare tu. Vuoi che siano gentili? Comincia a essere gentile tu. Lo vuoi il regalo? Comincialo a fare tu. Sì o no? Costa. È complicato, lo so, ma è così. Perché Cristo ha dato se stesso per noi, prima ancora che noi gli davamo la vita. E Lui è l'esempio di vita per noi. Lui ha dato tutto per noi
prima che noi lo accettavamo. Perché? Perché ha visto con fede la nostra vita. Allora, vuoi vedere cambiare qualcuno? Fai quello che vorresti ricevere. Adesso quindi ai maschietti dico, non prendete questo esempio poi per dirlo a casa, Perché vale per tutti, anche per voi. Vuoi che cambia anche tua moglie? Vuoi che cambia la tua chiesa? Signore, signore, sta chiesa non è risvegliata! Vogliamo il risveglio! E poi andiamo in chiesa. Oh, e risvegliati tu, no? Signore, gli appelli, vabbè, vai avanti tu da solo, fai qualcosa. Cioè, facciamo un passo noi. A volte siamo troppo apatiche e vogliamo che ci viene fatto tutto. Nessuno mi pensa, nessuno mi vuole, nessuno mi ama. Voglio più affetto. Voi no, voi non l'avete detto. Io lo dico tutti i giorni, quindi ho perso già il conto. Un abbraccio ogni tanto. Un abbraccio no? Diciamo queste cose perché vogliamo più, di più, di più, perché vogliamo più di Dio in realtà. Dio ci vuole attirare a Lui e vuole che siamo di benedizione per gli altri. Quindi cominciamo a cambiare. Quindi in primo luogo abbiamo detto prega, in secondo luogo abbiamo detto fatti cambiare, trasformare da Dio. Come? Cominciando a cambiare tu. Amen? Perché se cambi tu, vedrai che le cose attorno a te cominceranno a cambiare. Mi è piaciuto molto, non è una cosa biblica, però è un esempio, di questa donna dell'ex presidente degli Stati Uniti che si chiama Michelle Obama. L'avete vista, no? Di colore lei, molto bella, molto in gamba. E si racconta che lei arrivava sempre alla Casa Bianca un invito per andare a cena da un grande ristorante di Washington. E loro diceva sempre Obama, no, non ci andiamo, ma che? Ogni mese arrivava questo invito. Alla fine Obama ha detto, Michelle, vogliamo andare a cena, perché ci invitano ogni mese, andiamo. Andarono in questo ristorante e venne lo chef a salutare alla moglie del presidente e al presidente. E la prese a lei, gli parlava con troppa confidenza. Ciao cara Michelle, come ti va? E allora il presidente si preoccupò. Disse, ma chi è? Ma che è sta confidenza? Dice che Michelle gli disse, vabbè ti saluto. Rimasero da soli e gli disse, sai Obama, caro, come si chiama di nome, non mi ricordo. Barack, caro Barack, gli disse, sai, questo è un ex fidanzato mio di quando eravamo adolescenti. Sai, non te lo volevo dire, perciò tutti questi inviti ogni mese, perché... Però, sai, mi faceva piacere di venire, quindi ti ho portato qui. Allora Barack disse, ah, quindi se non avevi sposato me, oggi eri direttrice di questo ristorante, no? E lei disse, si alzò e disse, no caro, se io avevo sposato quest'uomo, a ora di mo, quest'uomo era il presidente degli Stati Uniti. E mi è piaciuta questa storia, proprio perché dice che la donna saggia edifica la sua casa. E quindi anche se lei si è casata un po' troppo, diciamo, diciamoci, perché è una donna del mondo che non conosce il Signore, però è vero che, come sempre dico io, non è vero che dietro a un grande uomo di Dio c'è una donna di Dio, non è vero. A fianco c'è una grande donna di Dio, non dietro. Siamo una squadra, siamo una benedizione, ci dobbiamo posizionare nel posto dove Dio ci vuole mettere. Non rimanere dietro alle quinte per comodità. Se Dio ti fa prendere una posizione, prendila. In Cristo, con umiltà, lavata dal sangue, però prendi la posizione che hai in Cristo. Nella chiesa, nel lavoro, nella casa, ovunque. Dobbiamo prendere la posizione che Dio ci ha donato. Amen? A fianco all'uomo che Dio ci ha donato. E per quelli che non hanno ancora l'uomo, abbiamo fede. Amen? Sta arrivando nel nome di Gesù. Sta arrivando, perché non è buono che l'uomo sia solo. Quindi c'è qualche uomo che ti sta aspettando.
Quindi, per dirvi, vi voglio incoraggiare. In primo luogo abbiamo detto dobbiamo pregare, in secondo luogo farci cambiare da Dio, in terzo luogo rispetta la tua famiglia e il tuo marito. Parlo alle sposate che sono, le sposate sono maggioranza. Dice in Efesini 5:33, d'altronde anche fra di voi ciascuno individualmente ami sua moglie come ama se stesso e altresì la moglie rispetti il marito. Perché loro, i maschietti che poi ci stanno ascoltando, noi donne abbiamo bisogno di tanto amore, tanto affetto, tanta coccola, ma loro hanno bisogno, il genere maschile ha bisogno del rispetto. Loro vogliono che noi li facciamo sentire apprezzati, che loro stanno svolgendo bene quel ruolo che hanno. Quindi la Bibbia dice che noi dobbiamo essere amate, però dice che loro devono essere rispettati. Certo, il rispetto sempre nei parametri di Dio, ovviamente, non vuol dire una sottomissione totale a un uomo che magari fa cose che non deve fare. Parliamo sempre di una famiglia dove l'uomo si comporta secondo i parametri di Dio, amen? Ma un rispetto verso il ruolo che il marito ha nella casa, amen? Poi in quarto luogo, servi Dio, in chiesa e in casa, amen? Per quelle che non hai scuse per non servire Dio. Hai un figlio piccolo? Pure io. Hai un figlio medio? Anch'io. Hai un figlio adolescente? Anch'io. Hai un marito che viaggia? Anch'io. Sei sempre sola? Anch'io. Che possiamo dire più? Tra poco lo avrò pure sposato, magari. Mi mancano i figli grandi. Però non hai scuse per servire Dio. Le scuse non devono essere i figli, gli impegni, il lavoro. Vai al lavoro? Anch'io. Io vado in ufficio, all'ufficio della missione, dalle 9 fino alle 4. Anch'io. Sono in ufficio. Lavoriamo? Studio? Studi? Anch'io. Cioè, ce l'ho tutte proprio. Non hai scuse per servire Dio. Dio vuole che servi, anche nel piccolo. Perché chi sarà fedele nel piccolo, Dio lo metterà nel grande, nel molto, una grande responsabilità, amen? Però devi essere prima fedele nel piccolo. Sei chiamata all'intercessione? Vieni a pregare. Sei chiamata ai bambini? Vieni alla scuola domenicale. Fatti avanti, proponiti. Sei chiamata alla lode? Proponiti, chiedi, servi. Prendi il tuo tempo libero, usalo per Dio, amen? Perché dice la Bibbia, qualunque cosa facciate, in Colossesi, fatela di cuore come per il Signore e non per gli uomini, ma per il Signore. Amen? E il quinto punto, che è l'ultimo, è un tasto dolente. E non a caso tocco per ultimo. Per vivere come donne sagge, dobbiamo imparare come donne di valore a vivere perdonando continuamente. Per noi donne questo fatto del perdono si blocca lo stomaco. Il perdono non è un sentimento. Se qualcuno ti ha detto che lo devi sentire, non è vero, perché il perdono è una decisione che uno prende. Io decido di perdonare una persona. Se qualcuno ti ha fatto del male, non devi sentire che lo vuoi perdonare, devi decidere di volerlo perdonare davanti a Dio. Amen? E per essere donne di valore dobbiamo imparare a vivere nel perdono. C'è qualcuna qua che è stata ferita qualche volta? Veramente tante volte. Lavoro, famiglia, in chiesa, i sorelle, mamma mia, le sorelle. Le sorelle, proprio le sorelle, o solo a Napoli là, no, qua pure. Io vi chiedo oggi di pensare
a quella ferita e di decidere di perdonare. Perché se non perdoniamo, la Bibbia dice che Dio non può neanche perdonare noi. Il Signore ci perdona, ma dobbiamo imparare anche noi a perdonare gli altri. Dio ha perdonato i tuoi peccati, devi perdonare anche tu le offese che ti hanno fatto, le ferite, mariti che hanno maltrattato, traumi, cose da quando eravamo piccole, ferite che abbiamo vissuto in famiglia, tradimenti, amiche che ci hanno deluso, che ci hanno tradito, che ci hanno parlato male, al lavoro, le sorelle che hanno parlato male di noi, che non hanno apprezzato il lavoro che facciamo per Dio. Dobbiamo imparare a perdonare, perché dobbiamo imparare a spogliarci del vecchio uomo, dei vecchi pensieri, come abbiamo detto prima, essere trasformate. Amen. Io oggi vi voglio incoraggiare, perché so che ci sono donne qui che devono perdonare e che ancora oggi lo Spirito Santo ti continua a dire: devi perdonare. Non hai perdonato. C'è ancora una camera nel tuo cuore che è chiusa allo Spirito, perché tu hai detto allo Spirito Santo tutte, ma questa no, questa me la tengo, perché mi hanno ferito troppo. Ma lo Spirito Santo oggi bussa e dice: perdona, apri quella porta e falla riempire dalla presenza di Dio questa sera. Io so che questa sera il Signore vuole fare un'opera meravigliosa. Quindi in conclusione voglio chiamare le sorelle a solo un sottofondo. Vi ricordate come abbiamo detto, per diventare donne di valore dobbiamo pregare in primo luogo, in secondo luogo farci cambiare da Dio, in terzo luogo rispettare la famiglia e il marito, in quarto luogo servire Dio nella chiesa e in casa, e in quinto luogo imparare a vivere nel perdono. Imparare a vivere nel perdono. Quindi adesso c'è il rumore. Ok. Sì. Sì? Ma non va questo. Sì? Prova? Ok. Allora vi invito a mettervi in piedi. Abbiamo dato alcuni consigli, ho cercato di darvi alcuni consigli, quelli che poi Dio ha insegnato a me e che sta ancora insegnando, perché siamo tutte in crescita. E io so che lo Spirito Santo vuole fare una cosa nuova questa sera nel tuo cuore. E lo Spirito Santo è già qui. Ho parlato di tante cose, di diverse cose, e il Signore toccherà ciascuna secondo il bisogno. Ma una cosa deve essere chiara. Oggi il Signore ti dice: donna di Dio, alzati, combatti, cercami, servimi, entra nel piano che io ho per te questa sera. Perché il piano di Dio per la nostra vita inizia dal nostro cuore e poi passa dalle mani, ma prima nasce nel cuore. Amen. E io so che questa sera nasceranno molte donne di valore in questa sera. Io so che questa sera molte donne di valore che fino adesso erano sedute si alzeranno nel nome di Gesù.
perché lo Spirito Santo è qui, non perché sono io qui, ma perché lo Spirito Santo vuole fare un'opera meravigliosa attraverso di te, di tutte noi. Vuoi essere una donna di valore? Allora adoriamo il Signore in questo momento e facciamoci ministrare e parlare dalla Sua presenza. Amen. Chiudi i tuoi occhi e adora il tuo Dio. Verso il Signore e incomincia a chiedere perdono per tutte quelle volte che sei stato, che sei stata atterrata da Satana, per tutte quelle volte che hai ascoltato la voce di Satana che ti ha mentito sulla tua vita. Incomincia a dire: tu mi rialzi questa sera, Spirito Santo, dillo, tu mi rialzi, Signore, questa sera. Io decido di essere una donna di valore. Alleluia. Prega a Dio con la tua voce. Comincia a benedirlo per quello che ha fatto e che farà nella tua vita, nella tua famiglia, nel tuo matrimonio, nel nome di Gesù. Si rialzano donne di fede questa sera. Si rialzano amori nei matrimoni, si rialzano piani che Dio aveva per te, piani che Dio ha messo nel tuo cuore. In questa sera, alzati, alzati in fede, lo Spirito Santo è qui. Yeah.
voglio parlare a delle donne. Voglio parlare a delle donne che non credono più in quei figli che oggi sono nel mondo, quei figli che sono lontani dal Signore. Io oggi ti vengo a dire da parte del Signore: credi, e tu e la tua casa servirete il Signore. È una promessa, sorella, è una promessa, è una promessa che Dio ti ha fatto. Credi ancora, non importa dove sta, non importa cosa fa, non importa con chi sta, Dio lo attirerà a sé, perché tu e la tua casa servirete il Signore, servirete il Signore insieme, nel nome di Gesù. Credilo questa sera, rialzati, prendi la tua famiglia tra le tue mani e portala ai piedi di Cristo. Credi ancora per quel figlio, credi ancora per quel marito, credi ancora per quell'amore che si è rotto, credi ancora. A Dio tutto è possibile. Tutto